progetto di legge che è stato elaborato praticamente in contemporanea col collega Sassi, anche se in realtà noi come Movimento 5 Stelle ci siamo presi qualche mese in più per degli incontri specifici con gli esperti del settore. Ma comunque questo progetto di legge vogliamo dare una risposta urgente, del motivo anche dell'iscrizione un po' in corsa in commissione, ad un fenomeno grave, sempre più diffuso nella società, qual è il sovraindebitamento incolpevole di coloro che non riescono più a far fronte ai propri debiti. È un fenomeno che si è progressivamente diffuso nella nostra comunità, sia a seguito della crisi economico-occupazionale dell'ultimo decennio, ma anche a fronte di una trasformazione del modello sociale, dei consumi degli individui e delle famiglie, e che ha come conseguenza la nascita di aree di bisogno e di disagio che possono diventare permeabili all'ingresso e al consolidamento di forme di illegalità, quali l'usura, accrescendo i rischi di marginalità ed esclusione. Rischi che noi oggi, con questo progetto di legge, vogliamo fronteggiare concretamente. Certamente è vero che la via maestra è quella della prevenzione, lavorando per una crescita occupazionale ed economica solida, sostenendo modelli di consumo responsabili e sostenibili, ma anche tendendo una mano a chi è più fragile per rialzarsi e non rimanere indietro o, peggio ancora, ai margini della società. Oggi esistono anche strumenti normativi come la legge 3 del 27 gennaio 2012 che disciplina procedimenti e procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ed il successivo decreto 202 del 2014 che va a normare i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi. Ecco, l'obiettivo di questo progetto di legge è rafforzare appunto gli strumenti istituiti ai sensi delle norme statali e renderli più efficaci rispetto alle esigenze e ai valori propri della nostra comunità, promuovendo ad esempio l'istituzione sul territorio di sportelli di preistruttoria al fine di supportare efficacemente gli utenti verso le diverse misure attivabili, riducendo gli oneri di accesso alla procedura di conciliazione con forme di assistenza agevolata, realizzando anche campagne di informazione sull'uso responsabile del denaro o sull'accesso consapevole al credito, favorendo il reinserimento lavorativo anche attraverso accordi con gli istituti di credito. In questo contesto si inserivano le misure specifiche relative al tema delicatissimo dell'abitazione di proprietà dei soggetti che possono accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Infatti l'articolo 6 del progetto di legge disciplinava gli interventi patrimoniali nel settore abitativo, apportando anche modifica alla legge 24 del 2001, prevedendo che fossero le ACER ad intervenire nella crisi da sovraindebitamento acquisendo gli immobili destinati ad abitazione, quindi la prima casa, di proprietà dei soggetti indebitati, mantenendo tale immobile ad abitazione degli stessi nelle forme contrattuali di diritto civile. La drammaticità del fenomeno e l'urgenza delle risposte ci ha indotto a chiedere di trattare questo oggetto, appunto, come dicevo prima, in maniera urgente. A margine c'è anche stato un confronto con la maggioranza che ha ritenuto di mantenere in essere questo progetto di legge, snellendolo però attraverso alcuni emendamenti nelle parti, diciamo, più complesse e anche, se vogliamo, innovative come quello della casa, e che avrebbero richiesto un surplus di tempo per ulteriori approfondimenti tecnici, declinando il tema sulle funzioni caratteristiche della regione di regolazione e di promozione. In questo senso quindi vanno intesi gli interventi che agiscono rispetto al testo iniziale, c'è un emendamento infatti a firma mia del collega Calvano, rispetto al testo iniziale del progetto di legge, evitando un'azione diretta della Regione come soggetto che istituisce e gestisce un ulteriore organismo di composizione della crisi, per spostarsi invece sull'azione di raccordo con quelli già esistenti.